Caro diario, quante volte hai custodito i miei pensieri di questi 3 anni scolastici? Ti ho confidato i miei momenti vissuti con i compagni di classe. Ti ho riempito di scritte e cuoricini. Ho annotato i compiti e le interrogazioni. E adesso, senza rendermene conto, è arrivato l'ultimo giorno di scuola. Sono stati anni intensi, divertenti. Oggi è una data importante sia per me che per i miei compagni. Abbiamo vissuto delle bellissime esperienze. In alcuni momenti è stato faticoso, lo studio, le interrogazioni, i compiti in classe. Ragazzi, oggi verifica! Ma tutti abbiamo avuto anche grandi soddisfazioni. Non dimenticherò mai la mia compagna del cuore, che ha condiviso con me sia i momenti belli che quelli brutti. In questi anni siamo cresciuti e abbiamo imparato tantissime cose nuove. The beat. Scena prima, chat. It's not a toy. Take me down. Scena uno prima. Down with you. And reporters sitting flashing lights. Scena 5 prima. It gets kind of flaky. È stato davvero difficile prendere una decisione sulla scuola da scegliere e ho un po' di paura di quello che dovrò affrontare alle scuole superiori. Uh-huh. Yeah.
quante volte, insieme ai miei compagni, abbiamo fantasticato su cosa faremo da grandi. Come Micaela, che è sempre stata molto spigliata e da grande vorrebbe fare la giornalista del TG. Buongiorno, edizione straordinaria del TG Carobbio. Abbiamo in collegamento la nostra inviata Tasnia che ci racconterà cosa sta accadendo adesso a Carobbio. E ci sono dei problemi tecnici e quindi... Adesso parte il collegamento. Sì, grazie della linea, qui siamo a Carobbio e tutti sono molto emozionati. Questo è l'ultimo giorno di scuola e tutti gli studenti sono molto contenti che finalmente la scuola si chiuderà e le lezioni finiranno e potranno divertirsi finalmente nei loro giardini giocando. Bene, questo è tutto, grazie per il collegamento. E questo è tutto. Buona giornata da TG Carobbio, ci vediamo alle 18. Grazie a tutti. Oppure Ismael, che va matto per i videogiochi e vorrebbe diventare un programmatore informatico. Alessandro, che è sempre stato bravo a mettere tutti d'accordo e vorrebbe diventare un bravo avvocato. O come Alessia e Martina, che vorrebbero diventare due musiciste famose. Oggi Raffaele dal vivo. Diario. Oggi è l'ultimo giorno di scuola, ma so che è il primo passo verso il nostro futuro.